Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi andremo a parlare di retro manuali, in particolar modo dell'ISP. Il link per andare a scaricare il mitico manuale dell'ISP, un linguaggio per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che ebbe molta eco durante gli anni 80 insieme al Prolog e all'ADA, che fecero crescere in modo elevato le aspettative nell'immaginario collettivo, producendo ovviamente ben poco fino a quando non arrivarono lo sviluppo delle reti neurali, ossia dello sviluppo delle schede grafiche. Oggi andremo a esplorare rapidamente questo manuale dell'ISP di oltre 447 pagine. Non lo guarderemo tutto, questo non è un corso dell'ISP. Cercheremo di capire un po' che cosa poteva fare l'ISP e quali erano i suoi effettivi e concreti limiti, talché risultò un po' un aborto di linguaggio. Come tutti, diciamo, i linguaggi un po' dichiarativi, ecco, erano veramente lenti, con tantissimi difetti, e obiettivamente i migliori risultati li ebbero invece a ottenere i linguaggi, quelli procedurali, che erano molto più semplici, più stupidi, ma affrontavano la risoluzione di problemi pratici ben concreti, trasformando i computer in splendidi esecutori di modelli chiusi e limitati. Dunque, senza stare a perdere troppo tempo, andiamo a vedere praticamente l'indice, troviamo a pagina 8, per vedere un po' che cosa c'era in questo libro. Il libro intanto era diviso in due parti, parte 1 e parte 2. La parte 1 era quella che insegnava praticamente che cosa era e che cosa faceva il LISP. La parte 2 era una serie di applicazioni pratiche con programmi pratici e programmazione di LISP con l'applicazione per vedere che cosa si poteva fare con il LISP, quindi diciamo più applicato. Capitolo 1: comprendere i simboli della manipolazione del LISP, le funzioni basilari del LISP nel capitolo 2, definizione di predicati, condizioni e scopi nel capitolo 3, ricorsioni e ricorsività ed iterazione nel capitolo 4, proprietà del LISP. Quindi degli stati, vettori e matrici con funzioni. L'utilizzo delle definizioni lambda, stampa, lettura, diciamo, e le manipolazioni atomiche. Per manipolazioni atomiche, per atomico qui si intendeva un comando unico semplice, specifico, una grande parolona per dire che era un unico comando, niente di più. Poi la definizione di macro e delle FEXPR. Poi gli stati e, diciamo, operazioni e modifiche degli stati, esempi per risolvere, diciamo, la gestione delle immagini binarie, esempi di ricerca, esempi di matematica. Parte 2, il block Word, andremo a darci una breve sbirciatina al capitolo 13 di parte 2. Poi regole per una buona programmazione e un debugging, rispondere, diciamo, a domande e sugli obiettivi, ottenere funzioni dai dati, simboli e pattern e far matchare teoremi con delle prove, problem solving con l'utilizzo delle regole if then, interpreti per aumentare, diciamo, le relazioni e le transizioni, compilazione, programmi in scrittura dei programmi in un linguaggio più naturale con un'interfaccia più facile, implementazione di frame, una serie di LISP in LISP, di dialetti LISP. Poi una serie di domande e problemi, bibliografia, appendice interzip e in particolar modo sbriceremo le funzioni, quello che c'era all'appendice 2, le istruzioni del LISP. Appendice 3, l'utilizzo del Mac Lisp, che era quello di cui si discuteva in questo libro, una serie di note. Dunque, pagina 28, andiamo a bomba. Capitolo 2, l'utilizzo del Lisp e delle funzioni. In questo capitolo si incomincia a introdurre il lettore ai primi comandi più importanti praticamente del Lisp.
La stessa cosa la si ritrova poi a pagina 48. Andiamo a bomba, la definizione dei predicati, delle condizioni con degli scopi, e poi andiamo a vedere rapidamente il listato a pagina 190, parte 2. Ecco, the block words, il mondo dei blocchi. Questo è un esempio pratico di applicazione del Lisp, in cui praticamente c'era una serie di figure e il programma del Lisp si proponeva di riempire questa scatola con tutta una serie di figure geometriche andando a saturare. E qui praticamente è un esempio pratico di Lisp di come questo viene fatto. Questo è praticamente il relativo diagramma blocchi: prendere gli oggetti, infilare dentro, guardare dentro, eventualmente guardare le aree, cosa manca, spostare, tirare fuori, sostituire. È una cosa mescolata tra un linguaggio procedurale e un linguaggio dichiarativo, perché poi si chiamano una serie di istruzioni su cosa fare con delle decisioni, quindi non è che la macchina poi dovesse andare a fare tutto da sé, e si dava una serie di istruzioni di condizioni su, diciamo, come uscire e come ritenere di aver terminato sostanzialmente il suo compito. Dunque, andiamo a sbirciare rapidamente i comandi Lisp, appendice 2, basic Lisp, funzioni, eccole qua. C'è una serie di funzioni, alcune erano di tipo matematico e altre invece di altro tipo. Ora, questa parte qui dell'appendice è obiettivamente, a mio avviso, fatta molto male, perché vengono semplicemente elencati i vari comandi senza praticamente il numero di argomenti, però non si spiega il relativo praticamente comando. Questo è tutto praticamente il dominio dei comandi del linguaggio del Lisp, ma istruzione per istruzione non viene spiegata su come andarla a utilizzare. Quindi, come manuale, qui questa parte del Lisp nell'appendice è piuttosto carente, perché uno si attenderebbe nella parte 2, nell'appendice, per una rapida consultazione la istruzione, la sua sintassi e un breve cenno di a cosa serve, come utilizzarla e a cosa, diciamo, come un brevissimo esempio. Invece non c'è nulla di tutto questo, viene semplicemente detto che quanti argomenti conteneva e che tipo di funzione era. Questo perché praticamente il Lisp era un po' quello che era. Infatti, se andiamo a vedere a pagina 24, ecco i miti che praticamente c'erano sul Lisp. Si dice che il Lisp fosse un linguaggio che fosse estremamente lento in aritmetica. In effetti era così, perché siccome è un linguaggio molto alto, molto vicino al linguaggio naturale, da una programmazione molto alta per scendere ad una programmazione molto bassa occorreva un tempo macchina molto elevato per trasformare una istruzione alta in un blocco di istruzioni comprensibili ed eseguibili dalla macchina, per cui di conseguenza è che la semplice aritmetica nel Lisp, fare di conto, era lentissimo, e che era vero. Il Lisp è lento, sì, in effetti era obiettivamente molto lento, proprio per il fatto che praticamente era un linguaggio molto elevato. Quindi, se già di per sé lo diceva già da sé che era un linguaggio lento, figuriamoci cosa ci si poteva fare con un linguaggio lento. Le funzioni sono troppo grandi, è vero, sono talmente grandi e generiche che praticamente rendevano la programmazione della macchina e sulla sua esecuzione molto lenta. Un altro mito del Lisp è che era difficile da debuggare. Infatti era effettivamente vero, perché dato che le istruzioni erano molto generiche e si tentava di approcciare a, diciamo, programmi molto complessi con istruzioni generiche, che era un metà strada tra il linguaggio, tra il procedurale e il dichiarativo, il risultato è che non si capiva bene se l'algoritmo che si dava funzionava bene o funzionava male. Ecco, questo è un esempio di Fibonacci, come viene strutturato praticamente con
con in 5 righe con il Lisp, e invece pensate allo sviluppo della Fibonacci, di come può essere molto più semplice dentro un linguaggio di tipo meramente procedurale. Ricordo, Fibonacci è quella praticamente di cui la somma dei primi due numeri 1, poi 2, 1 nella seconda, 1 nella prima riga, 1, 2 nella seconda riga, poi 2 più 1, 3, 1, 3, 1, quindi praticamente lo sviluppo, in sostanza, per chi se lo ricorda, del quadrato di un binomio, del cubo di un binomio e via a seguire, con la regola praticamente di Fibonacci. Ecco, qui viene sviluppata con 4, con un linguaggio procedurale invece molto più semplice. E quindi praticamente si diceva, in buona sostanza, che il Lisp era lento, cioè aveva istruzioni generiche, siccome era fatto effettuato con un linguaggio molto alto, le relative procedure per approcciare ai risultati, quindi per quanto riguarda la parte procedurale, era molto difficile, diciamo, da capire che cosa c'era che andava storto nell'approcciare a un problema, dato che appunto i comandi erano generici. Ecco, questo è quello che ci limiteremo a discutere rapidamente di questo manuale del Lisp, che ha 447 pagine. Il link per andare a scaricarlo lo trovate in descrizione. Questo non è un corso di Lisp. Il Lisp, assieme all'ADA, assieme al Prolog, erano linguaggi per l'intelligenza artificiale creati durante il 1980 per, diciamo, una serie di linguaggi dichiarativi, sperando di poter andarli a praticamente sfruttare per estrarre un po' di più, creare un minimo di abbozzo di intelligenza artificiale rispetto, diciamo, ai linguaggi procedurali che approcciavano a problemi semplici e molto chiari, che venivano definiti da una serie di istruzioni e una volta effettuate il computer li eseguiva in modo splendido. Però a parte quello, un altro non faceva, perché i computer sono pallottolieri. Ecco, dai, si voleva trasformare un pallottoliere velocissimo in un'entità pensante, e con una serie di linguaggi, diciamo, complessi, si ottenne praticamente poco o nulla. Le prime bozze effettive di sistemi esperti, in particolar modo efficaci, furono lo sviluppo delle reti neurali, cioè una serie di sistemi esperti applicati a livello hardware con delle schede grafiche, con RAM e CPU, che potevano, diciamo, iniziare a fare delle analisi settoriali e poi passare i relativi dati ad altri nodi della rete neurale, composte da altre schede video che pigliavano in input praticamente già un pasto di informazioni già preelaborate e poi cercavano di estrarne regole generali. Tutto questo, diciamo, però non poteva essere fatto con un linguaggio Lisp, che oppure ADA, oppure andremo a vedere con il Prolog, che all'epoca praticamente non viaggiavano su computer monoprocessore e monocore, e quindi non c'era niente per quanto riguarda l'aspetto dell'utilizzo delle schede video, che ancora erano, diciamo, ancora da avvenire. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.